Buonasera a tutti, benvenuti nella Società Operaia di Cerreto San Nita, questa antica associazione che è stata fondata il 3 marzo 1881, circa poco più di 141 anni fa, da questo signore che vedete qui, che si chiamava Michele Ungaro. È stato deputato, sindaco di Cerreto, presidente, primo presidente della provincia di Benevento, ha fatto tante cose per Cerreto. Stamattina abbiamo portato dei turisti al ponte di Annibale. Il ponte di Annibale l'ha fatto Michele Ungaro per far passare agevolmente le pecore dalla zona di dove c'è Cerreto ai pascoli che erano presenti sul Monte Erbano, questo grande monte che c'è dietro. Quindi è un uomo che ha fatto tante cose, chissà, forse ne ha fatto anche altre cose, vedremo stasera. Il primo incontro di questo ciclo che chiude i 140 anni della nostra associazione. Domenica scorsa abbiamo fatto già una manifestazione con tutti i nostri soci più anziani e oggi invece parleremo del tema della massoneria nel Sannio. Domenica prossima presenteremo il libro del dottor Emilio Bove sulla politica e gli affari dopo l'unità d'Italia nella provincia di Benevento. Domenica 22 maggio invece faremo una passeggiata culturale il pomeriggio, siccome nel weekend 21-22 maggio a Cerreto c'è Buongiorno Ceramica, che è una manifestazione nazionale che si tiene in ognuna delle circa 40 città italiane della ceramica. Allora, in questa occasione noi faremo questa visita, questa passeggiata culturale. Partiremo alle 16 da Piazza Roma e andremo a piedi alla vecchia Cerreto, che si trova vicinissima, a 1 chilometro di distanza, dove il nostro vicepresidente Giuseppe De Nicola, che sta qua dietro, lui ha scritto un libro sull'urbanistica della vecchia Cerreto, quindi ci parlerà un poco delle torri che sono rimaste, di tutte le cinte murarie. Facciamogli un applauso. Ci fermeremo a visitare la tintoria ducale dove si tingevano i panni lana a Cerreto, che erano fondamentali per l'economia di Cerreto, e questa tintoria ci è stata aperta eccezionalmente dai proprietari. È un evento da non perdere il 22 maggio, e poi termineremo domenica 29 maggio, sempre qui, con la presentazione dell'ultimo libro che è stato scritto sul famoso brigante Cosimo Giordano. Un libro che è stato pubblicato alla fine del 2019, non è stato più presentato perché c'è stato il Covid, e quindi lo presenteremo proprio a Cerreto. Il dottore Selvaggio è tante cose, possiamo dirlo, presidente dell'Istituto Storico Sannio Telesino, questo istituto che è nato in tempo di Covid, ha scritto numerosi libri. Ultimamente ho letto Castelvenere Valdese, che è un libro eccezionale perché parla di una serie di episodi che io ad esempio non conoscevo, anche lì c'è Michele Ungaro, fa una specie di disputa. Ma soprattutto ha scritto anche dei libri, degli studi sulla massoneria. Nell'antologia che abbiamo dedicato al nostro fondatore nel 2019 ha scritto un saggio dedicato alla massoneria nel Sannio e a Cerreto San Nita in particolare. Bene, io penso che sia arrivato il momento di ascoltare il dottor Michele Selvaggio. Società operaia che è molto sensibile soprattutto su questo territorio, perché non è di qui, veramente opera in modo encomiabile, fornendo cultura, fornendo anche quelli che erano gli scopi sociali che vedremo più tardi della società operaia quando è stata fondata. E prima di iniziare io ho bisogno di chiedervi una cosa importante, cioè di sgombrare la mente da ciò che pensate di sapere o sapete sulla massoneria, perché altrimenti non riuscite non riusciamo a intenderci. È un proverbio indiano, dice: se vedi tutto dritto, sposta l'elefante. E questo è il caso, cioè se noi sappiamo qualcosa della massoneria, in questo momento questo qualcosa non ci fa capire effettivamente cosa è stata la massoneria nel Sannio e forse anche cos'è la massoneria in senso lato. Quindi sgombriamo un attimo la mente, poniamoci di fronte ad un argomento che non abbiamo mai affrontato veramente. Dov'è la massoneria? Io andai in uno di questi libri. Un altro l'abbiamo scritto, lui se n'è dimenticato, però è molto bello, i simbolismi religiosi ed esoterici di questa città, sempre in seguito a quell'antologia su questo personaggio importante che è Michele Ungaro, primo presidente della provincia di Benevento e deputato in quest'area per diverse legislature.
andai, dicevo, all'archivio di Stato per fare le ricerche su dei testi e parlai con la direttrice di allora, una bravissima funzionaria di Stato che tra l'altro mi d'urgente, e le chiesi: senta, ma c'è qualcosa sulla massoneria? Dov'è la massoneria? E lei mi guardò con un'aria trasecolata, come se chissà cosa avessi detto. Mi disse: guardi dottore, la massoneria è dappertutto. E dico: vabbè, è dappertutto qua, nella biblioteca, no, è dappertutto. Quella frase mi colpì talmente tanto e iniziai le ricerche sulla massoneria nel sacro. Dov'è la massoneria? Senza rendervene conto, voi in questo momento state in un posto altamente massonico. Ho detto: sgombrate, togliete l'elefante e tutto grigio davanti e ascoltate. In questo momento noi effettivamente siamo dentro la massoneria. Perché? Perché siamo a Cerreto. Questa pietra di volta che si trova nella parte alta della città e che ha dato origine a tutta una serie di interpretazioni è la pietra di volta della sede della loggia massonica di Cerreto. In un recente libro che vedremo come ultima diapositiva, diciamo quasi recente libro, noi le abbiamo recuperate tutte quante, abbiamo recuperato tutte le logge massoniche del Sannio, tutte le vendite carbonarie del Sannio, e Cerreto è stata una città sempre in cui è stato sempre presente qualcosa del genere. C'era la vendita generale della carboneria e c'è stata una loggia massonica di cui però purtroppo non abbiamo grandi dati. Poi vedremo invece di altre logge massoniche che sono riuscito a recuperare parecchie informazioni. I simbolismi massonici sono facilmente riconoscibili anche per chi non è un massone, no? Squadra e compasso sono il simbolo universale della massoneria. Sono state date nel tempo diverse interpretazioni, soprattutto da uno studioso locale, e rispondo a una domanda che mi ha fatto stamattina. Vediamo, io vi posso garantire che adesso, siccome la storia si fa prima dei 50 anni, non si può dire, altrimenti incorre in qualcosa di che va al contrario. Però vi posso dire che questa qua era la sede della loggia massonica di Cerreto. Ma la società di mutuo soccorso è una società massonica, fondata dai massoni, è fondata da questo signore, che vedete qui in un'immagine un po' più carina, che era Michele Ungaro. Michele Ungaro fu sindaco di questo paese, fu magistrato, un personaggio eclettico, poeta, scrittore, c'è un'intera, due antologie forse abbiamo dedicato a questo personaggio, che abbiamo riscoperto grazie ad Adam, che ha dato poi modo a più studiosi di interessarsi di diversi rami. Io mi interessai della sua appartenenza massonica. Lui fu iniziato significa entrò in massoneria a Piedimonte Matese, in una loggia molto importante, I figli del Matese, nella quale c'era Beniamino Caso, insomma c'erano dei personaggi che hanno poi fatto la storia per 50 anni di quest'anno. Quindi non stiamo parlando di un personaggio secondario. Lui fu, grazie alla massoneria, il primo presidente della provincia, eletto della provincia di Benevento. Grazie a questo testo che Adam ci ha costretti a scrivere, si riscrive l'intera storia della provincia di Benevento, della nascita della provincia di Benevento. Tenete presente che tutti gli autori che sono occupati della storia di questo posto, Valle Telesina, provincia di Benevento, Sannio in senso lato, non hanno mai rapportato ciò che era successo alla massoneria. In realtà Benevento aveva degli altri personaggi che avevano contribuito alla liberazione dopo 800 anni di dominio della chiesa che ambivano a diventare presidente della provincia. Quando questi personaggi andarono a Napoli, perché Napoli era stata liberata da Garibaldi, si presentarono davanti a Garibaldi, il quale disse: bene, bravi, siete stati fantastici, però il primo presidente sarà Michele Ungaro. Perché? Perché loro salivano e davano credito alle persone che appartenevano alla massoneria, perché Giuseppe Garibaldi, di cui avete visto poco fa, ha fatto girare la firma autografa di un telegramma, sta qui, fatto proprio per questa società, era all'epoca il capo della massoneria italiana. Ho detto all'inizio: togliete l'elefante davanti, il capo della massoneria non è oggi, noi stiamo parlando dell'Ottocento, quindi dobbiamo entrare nella mentalità di quel periodo. In quel periodo la massoneria era un'altra cosa rispetto a quella che è oggi, addirittura era un'altra cosa rispetto a quella che è stata nel Novecento e che adesso vedremo in seguito sarà. Il simbolo, ecco, addirittura nello statuto della società operaia, avvicinato. Sì, devo avvicinarmi. Nello studio della società operaria, perché il scopo c'è la fratellanza e il mutuo soccorso. Voi sapete che i massoni tra di loro si chiamano fratelli, quindi vedete addirittura nel titolo 1, cioè nel primo capitolo, c'è scritto addirittura proprio per statuto
la fratellanza e il mutuo soccorso, cioè quello che caratterizza poi, caratterizzerà per molto tempo la massoneria stessa. Ho trovato questo, caro Presidente, che è il simbolo della Società Operaia di Alghero, dove sono stati un po' meno, come dire, ipocriti, perché ce l'hanno proprio messo la stella a cinque punte, l'altro simbolo massonico, con i quattro lati. Pure spegne, tanto la posso pure spegnere, perché tanto la mia voce è abbastanza grande. Lo stesso, mi hanno dato una bacchetta molto lunga, quindi lo stesso edificio dove siamo adesso è dotato di un porticato, simbolo massonico del Tempio di Salomone, ma soprattutto è dotato di una loggia. Quindi immaginate che questo stesso palazzo dove adesso stiamo facendo questo incontro è un palazzo da un punto di vista architettonico massonico. Quindi dov'è la massoneria? Ci stiamo proprio dentro. Poi ci siamo dentro in assoluto, no? Sul dollaro americano c'è addirittura scritto proprio una delle frasi massoniche, c'è il simbolo massonico per eccellenza. Il simbolo della nostra Repubblica è stato disegnato da un massone. Il simbolo del Movimento delle 5 Stelle deriva da un testo massonico, da un disegno massonico. La stessa Alfa Romeo, vabbè, è incredibile, perché il signor Romeo era un massone. Ma torniamo a noi. Fatta questa piccola premessa, giusto per capire dove ci troviamo e perché si fa Cerreto, una riunione del genere, perché Cerreto è una città con una grossa tradizione esoterica. Non è solo Cerreto però che ha una grande tradizione esoterica, ma c'è proprio tutto il Sannio che è una grande, importante tradizione. Addirittura uno dei sanniti sarà l'artefice della scissione della massoneria italiana nel 1910, di cui vi parlerò tra poco. Il primo massone italiano, cioè proprio la prima persona che si avvicinò alla massoneria in Italia, era un musicista, un violinista lucchese, si chiamava Saverio Geminiani. Fu iniziato a Londra, in una loggia inglese, e questo signore qui. Ma il primo italiano iniziato in Italia era di Benevento. Quindi abbiamo, come sanno, anche questo primato, cioè il primo massone iniziato in Italia fu questo signore qui, Antonio Cocchi, un grande medico, un illustre personaggio della sua epoca, stiamo parlando degli inizi del Settecento. Ricordatevele queste date perché cercherò di fare un percorso per arrivare ai giorni nostri, altrimenti non si capisce poi tutta la nostra vita. Cocchi fu il primo, nato a Benevento da un padre di San Bartolomeo in Gallo, è stato proprio il primo massone italiano. Quindi la massoneria nella provincia di Benevento, nel Sannio, io dico il Sannio perché la provincia di Benevento è stata fondata nell'860, quindi nel Sannio in assoluto, qua stiamo parlando di più di 100 anni prima, già c'era la massoneria nelle nostre zone. Come ha fatto questo movimento che poi dominerà il mondo occidentale per 150 anni come cultura, come modo di creare tutto, di creare politica, di creare l'unità d'Italia, si deve a loro. Come ha fatto a così segreto, così chiuso in sé, ad espandersi in tutti questi paesini? Perché poi noi stiamo parlando adesso di paesi, ma se parliamo di 150 anni fa erano paesini, dei piccoli agglomerati. Partiamo da molto lontano allora, così ci arriviamo. Sin dall'antichità, diciamo dal periodo romano, alcune nozioni di costruzioni erano date a persone, come dire, particolari, i quali creavano delle logge, creavano delle situazioni nelle quali erano da soli, cioè non comunicavano con il resto ciò che apprendevano, e si chiamavano collegi sacerdotali. Erano un'aristocrazia in mezzo alle altre corporazioni di mestieri. Voi vi ricorderete che fino all'epoca fascista le corporazioni hanno avuto un loro senso, cioè ci si riuniva tra persone che facevano lo stesso tipo di lavoro. Qua stiamo parlando quindi di collegi sacerdotali proprio iniziali. Calma, l'ho messo in francese così ci troviamo. Faccio dei salti, non è che vi faccio proprio da allora ad oggi. A proposito di salti, se vi capita di avere una 50 euro, guardatela un poco meglio, perché i simboli massonici, come vedete, sono tanti. Perché anche l'euro è stato disegnato da un massone. Non fate dietrologie, vi ho detto spostate l'elefante, guardate le cose come sono. Poi dopo ci si riflette. Ma veniamo proprio a quello che è il tema più importante. Cos'è la massoneria? E perché c'è questo simbolo? Questa è la leonessa, un masso
Massone? Un massone, è il caso di dire. È un massone che sta a Cerreto ed è un po' il simbolo della Valle Teresina, perché la domina, da qualunque posto ci sia, la dominava. L'hanno deturpata recentemente con delle pale eoliche alle spalle, per cui diciamo, quest'aura di sacralità ci fa un po' rabbia perché è venuto un pochettino meno, ma rimane. Il sacro, il desiderio di trascendenza è proprio dell'uomo. La differenza è che ciò che ci distingue da noi agli animali, agli altri esseri viventi, quelli che noi consideriamo altri esseri viventi, è una sola cosa: la consapevolezza della morte. Nessun altro animale ha la consapevolezza della morte, ce l'ha solo l'uomo, ce l'abbiamo solo noi. E questo ci porta inevitabilmente, in tutte le forme, dall'agnosismo alla forma religiosa più morbosa, a un desiderio di trascendenza, a un desiderio di sacro. Se ci riflettete così, noi abbiamo questa caratteristica, è il bene e il male, sappiamo di dover morire, siamo gli unici che sanno di dover morire, il cane, l'elefante, il leone non lo sa, noi sì. E questo ci porta a desiderare una trascendenza, a desiderare un sacro. Nel Medioevo, fatto un bel salto particolare, si passa dalla religione, dal senso del sacro che si faceva nelle grotte, no? Giorno 21 maggio, all'abbazia benedettina di San Salvatore, presenteremo finalmente questo testo che ci ha costato i 3 anni di Covid. Probabilmente finisce anche il Covid il 21. Abbiamo iniziato proprio i giorni del Covid e finiremo il 21. Un libro nel quale abbiamo raggruppato tutte queste grotte micaeliche dell'area. Ce ne sono 14, in cui c'era il culto pre-micaelico. Ci sono tutta una serie di culti che illustreremo. Dicevo, prima che cosa succedeva? Che l'uomo cercava il sacro nel buio, nella caverna. Arriva il Medioevo e quei famosi collegi privilegiati che fanno? Ribaltano il mondo sacro. Non vanno più nella profondità della terra per cercare madre terra che gli dà il sacro, ma lo vanno mettendo verso l'alto, costruiscono le cattedrali. Quindi c'è da parte di queste corporazioni un salto che cambia il mondo. Stiamo parlando del mondo del sacro, cambia il mondo del sacro occidentale chiaramente, perché dalla grotta, cioè dalla ricerca della terra, della madre terra, del contatto con la natura nel profondo, nel buio, nell'antro che ci dà quell'idea di trascendenza, di esoterismo se si vuole, visto che stiamo parlando di massoneria, si passa alla luce, ma non solo alla luce, si va verso la luce. Se ci pensate, le cattedrali medievali tendono tutte verso l'alto, anzi più alte le facevano e maggiore era il pregio della cattedrale, per arrivare a dire che ciò che è in basso è in alto. Quindi la fede esce dalla grotta, questa è una grotta micaelica, in questo sasso c'è una grotta dove preistoricamente c'erano i riti, diciamo, pre-cristiani, e poi successivamente c'è stata per un lungo periodo, per quasi 400 anni, una grotta di origine longobardi. I longobardi si convertirono al cristianesimo grazie a San Barbato, un vescovo di Benevento che era nativo qui di Castelvenere, anzi tra Castelvenere e Cerreto. Vabbè, c'è tutta una disputa tra i cerretocentrici, i castelvenocentrici, eccetera, che gli risparmia. E dicevo, San Barbato convertì i longobardi al cristianesimo e il loro dio, Valhalla, fu trasformato in San Michele, il dio guerriero. San Michele ebbe un 400 anni di venerazione assoluta nel cristianesimo occidentale e si venerava in questo sasso. Da qui questa grotta divenne a sua volta una chiesa. Quindi dicevamo, nel Medioevo questi costruttori di cattedrali, vedete, costruivano quanto più in alto è possibile, andavano verso Dio. Andando verso Dio, che facevano? Chi li foraggiava, cioè chi gli dava i soldi per costruire queste chiese, gli diede dei privilegi, perché era una casta importante per loro. I privilegi erano le franchigie o le esenzioni dai tributi, da altre cose. Per cui si chiamarono franco muratori, free mason, massoni. Ecco il termine massone da dove deriva. Dal fatto che questi costruttori di cattedrali, poi nella simbologia massonica successiva, quella che dal Settecento in poi è la massoneria moderna, loro si chiameranno con questi termini: officina, massone, pietra, avranno tutta una serie di simbologie che derivano sempre da questa loro origine. L'architettura, quella medievale, ci sono esempi in tutta Europa di architettura medievale, costituiva un'arte reale, cioè costituiva veramente una casta molto chiusa,
nella quale era difficilissimo entrare. C'era l'apprendista, cioè la persona, il muratore, quello che chiamiamo adesso il muratore, c'era il capomastro e c'era il maestro, colui che, come dire, era, possedeva l'arte reale. E quindi i misteri, noi i misteri, qui ho forse sbagliato, queste nozioni venivano date solo tra di loro, non andavano fuori questa cerchia, quindi erano elevati rispetto agli altri. E per entrare bisognava non solo essere bravi da un punto di vista architettonico, da un punto di vista di avere quest'arte, ma bisognava avere anche una certa dignità. Quindi era difficile entrare in queste caste. Stiamo parlando del Medioevo, siamo arrivati intorno al 300, 400, 500. Il 1500, che succede? Succede che il mondo cambia. Perché? Perché si scopre l'America. È come se noi oggi, il 500 rappresenta per noi, ma non solo noi occidentali, per tutti, un momento particolare, come se noi adesso scoprissimo che su Giove ci sta un'altra vita, ci sono altre persone, proprio cambia il mondo, perché si scopre l'America, si scopre un mondo nuovo. Quindi dal 500 a salire finisce il Medioevo, veramente il Medioevo finisce nel 1349, quando c'è il terremoto qui. Oh, di Dalese. Va bene, 1349, scherzo, perché c'è un altro libro che avevano scritto. Su questo, nel 1899 ci fu un terremoto talmente grande che morì un terzo della popolazione dell'Europa. Ci vollero 400 anni per riavere la stessa popolazione. Purtroppo in quel periodo non solo ci fu il terremoto, ma ci fu la famosa peste nera, quella di Boccaccio e altri. No? Quindi morì un terzo della popolazione. In quest'area qui fu distrutta completamente Telesia, la città che oggi conoscete come Telesia, che sprofondò perché sprofondò proprio e nacquero le acque solfuriche. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Dicevamo, nel frattempo siamo arrivati al 600, verso la fine del 600 inizia, c'è un grosso problema, la Chiesa Cattolica istituisce l'Inquisizione, quindi chi non la pensa come loro, se la vede nera, c'era la peste nera e se la vede nera con l'Inquisizione. Quindi che succede? Queste persone che non la pensavano in quel modo o comunque avevano, come dire, dei liberi pensatori, cosa fanno? Cercano di andare in qualche casta che li protegga, ma siccome erano dei pensatori importanti, Bacone, Spinoza, cioè stiamo parlando di personaggi che hanno fatto la storia della critica culturale mondiale, cioè che ci hanno aperto il mondo nuovo, perché ci portano dal 600 all'illuminismo. Dove vanno? Vanno in queste caste, nell'arte reale, cioè vanno dove stanno i costruttori delle cattedrali. E diventano accettati. Chi sono questi? Fondamentalmente io ho messo due categorie, ce ne sono anche altre, ma quello che interessa alla massoneria, perché poi dopo loro insemineranno quelle che saranno le ideologie massoniche successive, sono gli alchimisti e i rosacrociani. Ok? Questa combinazione però che fa? È mischia persone che erano abituate a costruire con persone che erano abituate a pensare. E nasce da questa unione la massoneria così come la conosciamo oggi. Ci ho messo un quarto dove ci sono arrivato. Quindi oggi noi conosciamo la massoneria perché veniamo da questo percorso che abbiamo fatto. Quindi da costruttori operativi siamo passati a costruttori speculativi, cioè persone che non costruiscono più le cattedrali perché il senso di trascendente va verso l'alto, verso il basso come succedeva prima. No, vanno nella loro mente. Cioè loro iniziano a dire, va bene, possiamo andare verso Dio, ma dove sta Dio? Sta dentro di noi. Nasce l'illuminismo. La ragione inizia a prendere il sopravvento sulla fede. E questo è il passaggio chiave, perché altrimenti non si capisce cos'è la massoneria. Ma non solo, ma non si capisce neanche che cos'è il mondo moderno. Perché se non capiamo che nel 700 c'è una frattura totale tra quello che era il mondo precedente, il mondo in cui la fede dominava, l'Inquisizione è durata fino agli inizi del Settecento. Non era un'Inquisizione, non è come adesso, il pogrom di Putin o cose simili. No, l'Inquisizione lì era una cosa terribile, voi non potevate pensare. Pensiamo solo alle streghe, ai fenomeni in cui la donna che non confaceva le loro abitudini, ma addirittura era a discrezione del prete che faceva l'inquisitore. Quindi pensate a cosa è successo in Spagna con l'Inquisizione, insomma, si passa da quello alla modernità grazie ai costruttori speculativi, cioè a persone coraggiose
che sono andate soprattutto nel nord Europa in queste caste e le hanno trasformate. Nasce quindi la massoneria moderna. Il simbolismo massonico classico lo conoscete, la squadra e il compasso, ad indicare appunto una rettitudine di queste persone data dalla squadra ed un'apertura mentale data dal compasso. Sto un po' semplificando, però poi fondamentalmente questi sono i grandi concetti. Spero di essere stato chiaro finora, perché altrimenti non si comprende perché parliamo di massoneria adesso. Poi parleremo di cos'è la massoneria del 2000, ma adesso siamo arrivati alla metà del Settecento. Nella metà del Settecento la capitale d'Europa si chiamava Napoli. È stata capitale d'Europa per 60 anni. Essere capitale d'Europa, Napoli aveva più abitanti di Parigi, aveva pochi abitanti meno di Londra. Ci siamo capiti, cioè era una capitale veramente. Era il centro del commercio del Mediterraneo. Ed era una città in cui, ancora oggi fortunatamente, la vivacità culturale, la capacità di assorbire ciò che veniva da fuori è inimitabile. Napoli rappresenta, se voi andate sulla facciata della chiesa del Gesù Nuovo a Napoli, in piazzetta Gesù Nuovo, troverete la lapide con la scritta con cui l'UNESCO ha decretato Napoli, il centro storico di Napoli, patrimonio mondiale dell'umanità. E lì c'è proprio scritto questo, perché è l'unica città del mondo in cui le culture non hanno mai fatto guerra tra di loro. Se ci riflettete, tutte le città hanno fatto guerra agli altri, no? I milanesi sono stati distrutti da Barbarossa, i fiorentini, non ne parliamo, Genova, Amalfi, Venezia, e i cinesi, cioè tutti hanno fatto guerra, esclusi i napoletani, perché hanno avuto questa capacità innata, nel caso di lì, di assorbire tutto ciò che gli veniva dato. Quindi nel Settecento Napoli diventa capitale d'Europa. Che significa capitale d'Europa? Diventa anche capitale d'Europa della massoneria, diventa anche capitale d'Europa della cultura speculativa, cioè di quelli che ragionano rispetto a quelli che avevano una fede cieca precedentemente. E nella metà del Settecento un famoso personaggio, tale Raimondo di Sangro, tutti voi credo conosciate o avete sentito parlare della Cappella San Severo, che al di là di quanto si dice Cappella, Santo e Severo, in realtà è il più famoso tempio massonico al mondo, forse credo anche il più bello, se si vuole, perché ci sono delle sculture che, in quel caso quella cappella va vista, ci sono dei percorsi in questo senso, dei tour, va vista proprio come un tempio massonico, con tutti i simbolismi della massoneria, ci sono proprio tutti qua. Raimondo di Sangro riesce, tra francesi, inglesi, olandesi che arrivano a Napoli, cioè Napoli è la capitale, quindi arrivano tutti lì, e questi trasportano la loro massoneria, quella speculativa che vi dicevo prima. Arrivano, mischiano la loro cultura con quella napoletana, si iniziano a formare le logge italiane. Stiamo parlando del 732, il Cocchi, ma stiamo parlando anche del 1760-1780, arriviamo agli inizi dell'Ottocento. Agli inizi dell'Ottocento che succede? In questi paesini, ma in tutto il sud, qui voglio un attimo di attenzione, vedo tra di voi anche dei famosi neoborbonici, arrivano in questi paesini che erano poverissimi, in cui sapeva scrivere una persona su 100 se gli andava bene, sapevano scrivere soltanto gli ecclesiastici e pochi che avevano studiato giurisprudenza, ma altrimenti non sapeva né leggere né scrivere nessuno, quindi stiamo parlando di paesi poveri, i quali erano vessati da tasse, erano vessati da chi aveva una cultura maggiore e non era come adesso, che all'epoca era l'aristocrazia che comandava. Non c'era la media borghesia, quindi era l'aristocrazia che comandava. Questi che fanno? A un certo punto iniziano a sentire queste idee nuove e formano la premassoneria, cioè iniziano a vedersi tra di loro perché si sono stufati di essere sotto il dominio borbonico, murattiano, eccetera, e formano la carboneria. Che cos'è carboneria? Il nome carboneria, questo è un... troppo non si vede bene, ma non si vede bene neanche qua. Neanche qua, quindi. Non ho scrupoli, deriva dai rituali che loro avevano e dal termine mestieri di carbonaio, cioè coloro che preparavano il carbone del ventre. Quindi alla fine la categoria più povera, quella più misera, riesce a organizzarsi e formano i carbonari. Nasce proprio nel regno di Napoli la carboneria, poi andrà al nord, andrà in tutta Europa e addirittura in Spagna cerca di... come dire, vogliono darsi una costituzione, cioè sono veramente rivoluzionari i carbonari. I simboli della carboneria sono il carbone che ricordava la fatica, il bicchiere d'acqua che simboleggia la purezza
e il sale che rappresenta l'incorruttibilità. Questi tre, in forme diverse, saranno anche i simboli, i significati che si prenderà la massoneria. Questo è un diploma di... Vedete che i simboli si mischiavano tra sacro, profano e altro, quindi la carboneria, nella carboneria andranno molti preti. Nella carboneria andranno molti preti, adesso li vediamo. E che succede? Che in questi paesini si formano le cosiddette vendite carbonare. Guardia San Promono. La vendita carbonara si chiamava i telesini all'ordine di guardia. Adesso è arrivato l'architetto che lo fa sempre così. Però la tua presenza ci onora, quindi va bene che fai caso. Dicevo, vabbè, i nomi lasciate al gran maestro, mercante, eccetera, che poi saranno ripresi dalla massoneria. I telesini all'ordine di guardia è una importante vendita carbonara, perché Piccirillo Luigi sarà poi un grosso, farà parte della rivoluzione napoletana, cioè questi personaggi poi daranno origine ai moti del 48, quindi stiamo parlando di persone che non... C'è una seconda vendita a guardia, si chiamava Telesini Risorti. Non vi fate mancare niente a guardia. Sono sempre stato un po' avanti quelli di qua. Ma c'era anche Solopaca e si chiamava i Liberi Telesini. Questa che vedete sono degli schemi che io ho tratto dalla polizia borbonica, cioè la polizia borbonica li schedava. Quindi noi sappiamo di queste vendite perché siamo riusciti a rintracciare, io e Francesco Pepe, l'altro amico che ha collaborato con me nella stesura del libro sulla massoneria nel sangue, siamo riusciti ad andare a prendere negli archivi della polizia borbonica i dati che loro avevano dato, e quindi abbiamo anche i nomi e addirittura abbiamo anche i ruoli che avevano. Solopaca ne aveva parecchi di carbonari, come potete vedere. Arrivarono ad averne 40-50 praticamente, e c'era anche una seconda vendita che si chiamava i difensori della rigenerazione. Sono dei nomi veramente fantasiosi, molto particolari, di alcuni non siamo riusciti neanche a capirne il significato. Anche Frasso Telesino aveva una grande vendita e si chiamavano ovviamente i figli del Tabur, Melizzano, San Salvatore Telesino, vedete che nome, Alcide Alsigogo i Pozzi Telesini. Vabbè, sono due distinte vendite carbonare. Sacerdoti, delinquenti, i borboni li chiamavano delinquenti semplicemente perché erano anti-borboni. Questa è l'abbazia di San Salvatore, dove il giorno 21 verrete tutti quanti per la presentazione. Amorosi, i figli di Marte. Ad Amorosi c'era Giovan Battista Maturi e Pietro Maturi, che erano i parenti di Maturi, uno dei più grossi malevaggi di tutti i tempi, originario di San Salvatore. Non lo so, Amorosi è città. O il paese, cioè, non è città. Ecco, allora ho scoperto nel fare questa ricerca che è sbagliato il simbolo araldico di San Salvatore degli Amorosi, perché ha 8 corone e invece i paesi ne devono avere 5. Diccelo a segnaliamo. E poi c'era un paesino qui vicino che si chiama Cerreto Sannita. Cerreto Sannita era la sede della grande vendita, cioè diciamo era un po' il capoluogo di provincia di questi carbonari. Loro hanno avuto una grandissima vendita carbonara, fatta anche di personaggi importanti, no? Arcipreti, addirittura Bonaventura Capuano è stato in bilico tra il brigantaggio e il... però erano molto 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 attivi, e soprattutto loro coordinavano l'intera Valle Pesina. San Lorenzello, all'epoca si chiamava San Lorenzo Minore, con la loro... vendita che si chiama la Nuova Sparta. Questo è un monumento che sta a San Lorenzello. I sanlorenzesi non lo sanno, ma questo stesso monumento, esclusa la ceramica, con lo stesso disegno a terra, è alla Casa Bianca, nei giardini della Casa Bianca, ovviamente con non di questa altezza, ma molto alta. È quella che vedete spesso, alla Casa Bianca, dico bene, che vedete spesso nelle immagini di Washington quando vi fanno vedere il violone, alla fine c'è questo obelisco enorme, no? La pianta sotto è identica, quindi senza volerlo i San Lorenzellesi hanno creato i Laurentini hanno creato
Vabbè, adesso però parliamo male anche di San Lorenzo Maggiore, per par condicio. Hanno creato un monumento massonico nella loro città. San Lorenzo Maggiore, guardate come si chiamava là. Se qualcuno ve lo sa dire, perché ci siamo scervellati per parecchie settimane per capire che significa checca uccisore di un imperatore romano, però si chiamava così. Questa vendita anche in questo caso diciamo era abbastanza numerosa. San Lorenzo Maggiore aveva una... Ho messo questa foto non a caso, San Lorenzo Maggiore è uno dei paesi, dei due paesi dove ci sono anche i battenti, ci sono delle tradizioni esoteriche che nascono proprio nel 1349, cioè in quel periodo della peste. Loro si vestivano in questo modo per scacciare la peste. Vabbè, c'è tutto un mito intorno a San Rocco, eccetera. Quindi San Lorenzo Maggiore insieme a Guardia San Promondi ha questa doppia tradizione. Quella di Guardia è più famosa, ma non è da sottovalutare neanche quella di San Lorenzo, che è molto, molto suggestiva. Poi c'era Castelvenere, dove abbiamo trovato soltanto l'arciprete, che era un carbonaro. Solo lui. Questo è il testo a cui facevo riferimento, ti ringrazio, Adam. Nelle quali Castelvenere, tra l'altro, è stato, a proposito di massoni, apro una piccola parentesi, visto che ci siamo, Castelvenere ha avuto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento un sindaco valdese, cioè di religione valdese. Chiaramente i valdesi erano massoni, e quindi ha avuto una tradizione massonica. Io non vi ho messo delle foto perché sono sprecate, però a Castelvenere ci sono diverse pietre di volta con simboli estremamente massonici. Il centro storico di Castelvenere è una bomboniera, quindi se ci andate li trovate facilmente tutti quanti. Ma anche Faicchio ha avuto una vendita carbonara. Si chiamava I Seguaci di Fabio. Fabio Massimo è passato per Faicchio. Questa che vedete qui, queste immagini molto esoteriche, fa parte della grotta di San Michele di Faicchio, 21 maggio. Lo presenteremo al pubblico. Precedente, erano due nel libro a Faicchio? Sì, erano due. Sì, sì. Esatto, grazie. Grazie dell'osservazione. Cusano Mutri, gli amici Eleusite ai piedi del Matese. Anche in questo caso, qui ho messo una foto un po' particolare, che mi piace molto questa foto, perché c'è l'antro della caverna, la religione moderna, il modernismo che rovina ogni cosa, è una fontana esoterica, cioè proprio tutto nella stessa foto. Pietraroia, addirittura a Pietraroia c'era un gran maestro, noi siamo riusciti a trovare solo il gran maestro, che era il sacerdote del posto, tra l'altro. E poi ci sta tutto il Sannio, Airola, Sannini Vincitori, Arpaia, Seguaci di Ponzio, Forchia, i figli di Bruto. Tra l'altro la vendita di Forchia, e stiamo parlando dell'820-830. Forchia è diventato comune nel 1882. Quindi loro si chiamavano Forchia ancora prima di essere comune. Tanto vero che ha fatto Umberto primo comune. Moiano, con la vendita delle schiave della libertà. E poi ci sarebbero anche le altre, però non vi ho elencato perché avremmo fatto una cosa solo delle vendite carbonate. Qui inizia il discorso sulla massoneria moderna e, come vi ho detto all'inizio, togliete l'elefante per non vedere tutto grigio davanti a voi, ci tengo a dire questo, cioè io non ho svelato, io, Francesco e gli altri che ci hanno collaborato in questa ricerca, non abbiamo svelato i segreti massonici perché non ne siamo capaci, però li abbiamo rivelati proprio per rendere più facile a tutti un approccio a qualcosa che pare misterioso, ma in realtà poi tanto misterioso non è. Se andate su internet oramai trovate tutto, quindi questo famoso mistero, questi famosi misteri massonici sono abbondantemente superati. È per un motivo che abbiamo detto di compostezza, cioè di rispetto verso questi che derivano dall'arte reale. Ho fatto un piccolo elenco molto veloce oggi, ci sarà pure qualche errore di massoni famosi, no? Giuseppe Carducci, Salvatore Allende, Vittorio Alfieri, Louis Armstrong, ci sta un po' di tutto, Ettore Petrolini, Paganini, Gaetano Filangieri, Harry Ford, c'è qui il più famoso collezionista mondiale di auto due cavalli della Citroën, André Citroën, era un massone. Truman, Hugo Pratt, Petrolini, l'ho già detto, Gates, Harry Ford, io ho messo Peppino Garibaldi, lo sapevamo già, General Ford, John Wayne, vabbè, ci sono un po' tutti quanti, Duke Ellington, i fratelli Mongolfieri, sono stati tutti massoni nel tempo. Questi sono alcuni dei massoni più famosi, no? Quello che mi piace di più è questo signore qua, che si chiama Mozart. Mozart è l'unico autore che ha scritto musica massonica, cioè ha creato un ritmo
a parte in alcuni suoi lavori, soprattutto il flauto magico, che è considerata l'opera massonica per eccellenza, ha cambiato la musica per creare la musica massonica. L'altro che cambiò l'architettura per creare l'architettura massonica moderna si chiamava Van Wittel ed era un olandese il cui figlio è quello che ha disegnato la Reggia di Caserta. Noi l'abbiamo italianizzato con Van Wittel. Quindi Mozart e Van Wittel nei loro rispettivi settori sono quelli che hanno trasformato quello che era il loro lavoro in massoneria, in simboli massonici. Vabbè, c'era Claudio Villa, che conoscete, Maiorca, Craig Abel, lo stesso Einstein, vabbè, Oscar Wilde, il più citato da impropriamente nei social, e poi soprattutto c'era il nostro famoso Totò. E veniamo a noi, massoneria italiana. Abbiamo finito il Settecento, stiamo a metà dell'Ottocento. A metà dell'Ottocento che succede? Che i massoni riescono a unificare l'Italia. Garibaldi, la famosa spedizione dei Mille, che è molto più simbolica di quanto sembra, ma l'Italia era pronta per diventare una nazione unica, finanziamenti esteri, quello che volete voi, tutta la storia dell'Italia, però la massoneria con Garibaldi porta all'unità d'Italia. Dall'unità d'Italia, al 1910, la massoneria domina l'Italia. Ci dà i politici, Crispi, ci dà tutto. E soprattutto ci dà la cultura dell'unità d'Italia. Non era facile, soprattutto del Sannio, torniamo a noi, perché qui ci sono stati per 800 anni un angelo dei pontifici, quindi cambiare mentalità non è facile. Il professore Gisondi ha scritto attualmente un libro in cui dice che i beneventani oggigiorno sono tale e quale a quelli pontifici, perché in 160 anni non si sono potuti cambiare di mentalità. Il problema non ha tutti i torti. Nel 1910 che succede? Succede che i massoni italiani, ecco qui vi ho fatto una sintesi, i massoni italiani nell'Ottocento hanno lottato per fare l'Italia, nel Novecento per conquistare la libertà, perché hanno avuto un grosso ruolo nei diritti civili, e nel terzo millennio questa vocazione ancora non si capisce bene quale debba essere. Nel 1910 si scindono perché? Perché c'è una mozione in Parlamento, la mozione Bissolati, nel quale si era chiesto il divieto dell'insegnamento religioso, cioè si voleva completare la laicità dello Stato. L'idea massonica qual è? Siamo passati da uno Stato totalmente religioso, passiamo a uno Stato totalmente laico. In questo caso però i massoni si divisero, cioè non tutti seguirono ciò che gli era stato chiesto dal loro Gran Maestro e alcuni votarono contro. A quel punto la massoneria italiana, a mio parere, finisce, perché si scindono in un periodo in cui 15 anni dopo, tra l'altro, arriva Mussolini, rifiutato da una loggia massonica milanese, perché Mussolini bussò alla massoneria per entrare, fu rifiutato, si vendicò facendo le leggi contro la massoneria, cioè fece delle leggi nelle quali i massoni erano dei delinquenti. La chiuse in pratica. Te la devo leggere, questa qua l'ho messa proprio poco prima di venire. Questa è una scultura di un angioletto presente sulla Basilica di Santa Croce a Lecce. Ha in mano un regolo e un compasso, è chiaro? Come i falegnami e come i sarti, ti ho risposto. E gli architetti. Che si scisse, venne il fascismo, chiuse la massoneria. Nel 1945 la massoneria, soprattutto per opera degli americani, che la riportarono a Napoli, guarda un po', è tutto un cerchio che si chiude, la massoneria diventa quella di adesso. Lo so che tutti voi siete venuti per sentire solo quest'ultima parte, ma se non sapevate quella di prima, questa qua vi sarebbe stata difficile da capire. E si fondano delle obbedienze, cosiddette obbedienze. Fondamentalmente in questo momento sono tre le obbedienze italiane. Per obbedienza si intende la massoneria normale, legale, che fa le associazioni, che viene riconosciuta in tutto il mondo. Oltre queste tre, ce n'è un'altra, il rito egizio, ma è veramente minoritario, sempre napoletano. Tutte quelle altre cose che sentite dire, massoneria, orienti, eccetera, eccetera, sono degli amici come noi stasera, possiamo farci qui una seduta tranquillamente, perché ci diamo il nome di massoni, ci prendiamo i simboli della massoneria e andiamo avanti. Queste sono invece le tre massonerie riconosciute, le tre obbedienze riconosciute in Italia. La Gran Loggia Regolare degli Alam, questa è stata quella della scissione del 1910, si riattiva, è la più antica, si riattiva nel 1945, viene detta anche obbedienza di Piazza del Gesù, per la sua sede storica, o Palazzo Vitelleschi. Quindi quando sentite questi termini, questo è il loro simbolo.
ed è attualmente a sua volta da 4-5 anni, 6 anni forse, a sua volta si è scissa. Questa obbedienza è l'unica che riconosce le donne nella loro appartenenza, quindi ci sono le logge, negli Alam ci sono le logge femminili, le altre obbedienze massoniche non riconoscono le logge femminili. La massoneria universale viene gestita, tra virgolette, diciamo che viene gestita dalla Gran Loggia d'Inghilterra. La Gran Loggia d'Inghilterra è rigidamente per la massoneria di tipo maschile, per cui non riconosce questa, che è una, la seconda delle grandi obbedienze italiane, numericamente. Questa è la prima delle obbedienze italiane, Grande Oriente, obbedienza di Palazzo Giustiniani, che raggruppa, diciamo, il maggior numero di massoni attualmente in Italia. Non è riconosciuta dalla Gran Loggia d'Inghilterra dopo i famosi scandali della P2, ci arriveremo anche tra poco. La P2 riguardò, in realtà fino a quel periodo le logge erano due, gli Alam e il Goi. Gli Alam e il Goi al suo interno ebbe questo maestro venerabile che creò questa loggia particolare, credo che la sappiate tutti, che è la P2. Con la P2 termina fondamentalmente la massoneria in Italia definitivamente. Perché? Perché gli stati stranieri non riconoscono più per 3 anni all'Italia il diritto di essere massoni. Perché per loro il massone è una persona moralmente ineccepibile. Quindi avere avuto questo scandalo in una delle nazioni più grandi d'Europa per loro era un termine inconcepibile. Che fanno? Dopo 3 anni però si rendono conto che 52 milioni di persone non possono stare lontano dalla massoneria, prendono i soldi gli inglesi, gli usurai d'Europa, prendono i soldi, prendono un ex gran maestro del Grande Oriente d'Italia e fondano una terza loggia, la Gran Loggia Regolare d'Italia, che è l'unica attualmente riconosciuta dagli inglesi. Invece le altre due obbedienze sono riconosciute dagli Stati Uniti, ad esempio, quindi dalla Spagna, cioè dalle altre nazioni. Solo la Gran Loggia Regolare in Italia, soltanto questa viene riconosciuta dagli inglesi. Gli inglesi però gli danno un confine a quello che possono fare, cioè questa loggia non può fare attività sociale, non potrebbe fare quello che sto facendo io adesso, ad esempio, ma può fare esclusivamente attività interna, cioè attività di speculazione, torniamo al discorso di prima. Invece le altre due obbedienze fanno l'una e l'altra cosa, sono presenti nel sociale e sono presenti come loggia speculativa. Allora, veniamo a noi. Questi sono si chiamano grembiuli e ne ho messi di tutti i tipi praticamente, tutta questa foto che li raggruppava un po' tutti quanti, ed è il vecchio simbolismo dei muratori, no? Allora avevano il grembiule di lavoro dove appoggiavano i ferri, e quindi quando i massoni si incontrano adottano questo abbigliamento per ricordarsi le loro origini. Allora, tra il 700 e l'800 il Sannio inizia ad avere le sue logge. Le prime logge sono i figli del Volturno, i figli del Sannio e i figli del Matese. Come vedete, anche nei nomi si radicano sul nostro territorio. Alcune di queste logge, soprattutto i figli del Volturno, sì, e i figli del Matese, ricevono addirittura il beneplacito per formare la loro loggia da Giuseppe Garibaldi in persona, capo della massoneria all'epoca. Andrea Di Massa, che è un medico originario di Solopaca e che non fa un mistero di essere massone, quindi lo posso dire su sua autorizzazione, ha scritto recentemente, tra l'altro, ho fatto anche la prefazione, ha scritto questo testo sulla massoneria e sui difetti di comunicazione dei massoni nel 2000. Il più famoso massone della nostra terra si chiamava Leonardo Bianchi, forse il più grande psichiatra che sia mai esistito. Leonardo Bianchi è stato candidato 2 volte a Nobel e 2 volte Mussolini l'ha bloccato. Ha bloccato proprio l'Accademia di Svezia. Leonardo Bianchi, senza Leonardo Bianchi oggi non esisterebbe la psichiatria come scienza. Leonardo Bianchi nacque a San Bartolomeo in Gaudio, è stato deputato di Benevento, è stato molto attivo politicamente ed era il numero 2 della massoneria italiana nel 1910, quando la massoneria si sdoppiò. Quindi, come vi ho detto all'inizio, se vi ricordate, nel Sannio la massoneria ha avuto un suo peso da sempre. Abbiamo avuto il personaggio più importante, cioè Leonardo Bianchi, oltre ad essere stato un grande massone, numero 2 della massoneria italiana, lui poi, diciamo, sarebbe confluito oggi negli Alam, non so se avrebbe accettato le donne, ma comunque.
è stato uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi. La sua frase famosa fu quando il Papa protestò perché a Roma si era innalzata una statua a Goethe, si era innalzata una statua a Schiller, si erano dati dei nomi di strade a dei liberi pensatori, e lui disse questa famosa frase che credo l'abbia poi un po' etichettato come persona di cultura libera: i geni non appartengono a nessuna nazione, poiché essi appartengono all'umanità e Roma può accoglierli tutti. Che fu una brutta lezione, perché essendo il Vaticano l'ombelico del cristianesimo, avrebbe dovuto essere lui stesso ad accettare queste cose. Ma iniziamo con l'elogio sanguigno. La più antica è questa. Io ho limitato a quella che è attualmente la provincia di Benevento, perché chiaramente nel Matesino, a Piedimonte, ci sono delle logge ancora più vecchie. Tenete presente che Raimondo di Sangro, la nonna di Raimondo di Sangro, era di Piedimonte Matesino. Vedete quanti intrecci ci sono in quest'area. Quest'area è un'area altamente esoterica. Noi abbiamo San Barbato, la noce di Benevento, le streghe, cioè una tradizione esoterica incredibile che si confluisce tutto in queste logge. Quindi la prima è nel 1868, si chiamava la Santita Fedele di Benevento. C'è un episodio simpaticissimo che ho trovato su una rivista dell'epoca, di questo leccese che si spaccia con dei documenti falsi massoni, entra in questa loggia, dice di essere in uno stato di indigenza e loro gli regalano 2 monete d'oro, che all'epoca era una somma paurosa, come, e si scopre che invece era semplicemente una truffa. La seconda loggia si chiamava 3 settembre, all'ordine di Piazza del Gesù, ed è del 1910. E il maestro venerabile fu Francesco Alberti, che è il secondo genito di Vincenzo, quello che ha ideato il liquore strega. Tra l'altro gli Alberti nel periodo fascista furono quelli che nascosero i massoni beneventani. Si riunivano in quello che era attualmente il bar Strega, all'incrocio con Viale Traiano, quello che porta l'arco, c'è un bar con sotto gli archi. Loro si riunirono lì, Alberti, lì con la scusa che c'era lo Strega, che lui era l'industriale, eccetera, li proteggeva e li faceva incontrare. C'è una loggia del 1911, ti ho messo la tua mano. Questo capitolo sulla grotta di Vitulano, scritta da Giuseppe Corbo, che sta qui, fa parte sempre del libro che presenteremo sulle grotte, e domina la Valle dei Signori. C'è questa loggia di Vitulano di cui però si sa l'esistenza, ma non si conosce null'altro. Altra loggia sanita, i figli del sangue, 1912, l'anno dopo, è la loggia di Erola. Secondo alcuni autori era la loggia più antica, ma noi abbiamo visto ce ne sono due precedenti. In questa loggia c'è Bartolomeo Verli, che è il maestro venerabile, quindi il primo maestro venerabile che conosciamo delle logge beneventane, che è il padre di Nicola, un famoso patriota a cui Airola ha dedicato anche una strada. Altra loggia, nel 1914, altri 2 anni dopo, Prometeo, a Sant'Agata dei Goti, ed era sotto l'egide del Palazzo Giustinace del Grande Oriente d'Italia. Sant'Agata dei Goti è sempre stata effervescente come carboneria ed effervescente come loggia. Ha avuto addirittura negli anni 80 una loggia coperta, che non è proprio una cosa tanto regolare. Comunque è una città anch'essa molto particolare. 1919, qualche anno dopo, Trionfo Italico, loggia di Benevento, sempre all'obbedienza di Piazza del Gesù. Questo che vedete, che purtroppo non si vede bene, ma avrebbe meritato forse l'immagine intera, è il testamento massonico di Antonio De Curtis in arte totò. Gli chiesero, prima di entrare, 3 domande, no? Credi in Dio, e non mi ricordo le altre 2, ma non le leggo. Insomma, ci furono fatte delle domande e cui lui rispose. Questa è la sua calligrafia ufficiale, questo è il testamento ufficiale. Totò apparteneva all'obbedienza di Piazza del Gesù. Raggiunse il 30° grado, 33 sono i gradi massonici, lui raggiunse il 30° grado. Poi, la loggia più discussa di tutta la storia delle logge beneventane. La Manfredi. La Manfredi nacque nel 1872. La Manfredi 1. Si persero dal 907 al 25, prima delle leggi fasciste, c'era la Manfredi 2, fu una delle prime logge che si riattivò dopo la Seconda Guerra Mondiale, ed è durata fino al 1991. Benevento ha avuto sempre, come avete visto, già diverse logge, no? Ma ha avuto sempre una grande diaspora, si sono sempre litigati tra di loro. Si sono scissi, poi si sono rimessi insieme, poi si sono scissi, poi si sono rimessi insieme, si sono scissi, si sono rimessi insieme. E adesso si sono scissi, oggi. Domani non lo so. Tant'è vero che nel 91
se ne andarono e andarono a fondare in Monteforte e Pino un'altra loggia che chiamarono Entelechia, e qui il grande re d'Italia diede il numero 1104. Ma dopo un po' ritornarono a fare pace e tornarono a Benevento e rifondarono la Manfredi fino al 2001, altro litigio, altra scissione, si forma una loggia che viene data con il nome di Raffaele De Caro. Quindi c'erano due logge, la Raffaele De Caro e la Manfredi. La Manfredi fu la prima nel 1945 a riattivarsi dopo la fine della guerra. Dal 1946 al 1952 c'è stato, sempre per il GOE Palazzo Giustiniani, un'altra loggia che era in aperto contrasto con la loggia Manfredi, e quindi le famose scissioni, io le chiamo le scissioni beneventane, non sono mai stati capaci di fare una sola loggia e farla durare nel tempo, si scindono sempre. Nel 1946 ce n'era un'altra, Costanza e Libertà, sempre GOE Palazzo Giustiniani, quindi come vedete si litigavano e facevano delle cose. Però finalmente c'è anche una loggia, oltre a quella di Erola che vi ho detto prima, periferica, e nasce a Montesano, sempre sotto l'egida del GOE Palazzo Giustiniani, e dura 4 anni. In questi 4 anni però, in quella loggia ci sono due famosi personaggi, Gennaro Papa e Raffaele De Caro, chi ha qualche età, qualche anno in più se li ricorda bene. E soprattutto loro fondano un enclave, oltre che massonica a Montesacchio, del Partito Liberale Italiano. Il Partito Liberale Italiano è stato per molti anni il partito, diciamo, un po' che rappresentava la massoneria aristocratica in Italia. È stato presente in Parlamento sempre, e questi sono stati due dei rappresentanti sanniti. Noi eleggevamo un deputato del Partito Liberale, nato in questa loggia. Un'altra cosa che voglio dire, Montesacchio, se voi andate su Google Earth e la vedete da sopra, è disegnata in modo massonico, cioè è disegnata con delle strade che si intersecano tra di loro a formare squadre e compasso. Se andate nella piazza di Montesarchio, non so come si chiama adesso, mi sto vedendo la piazza, si vede proprio palesemente che ci sono queste strade che si incrociano in questo modo. Città altamente massonica, con presenza massonica attuale, e voglio dire, non ha più una loggia vera e propria, ma ha una serie di adepti sparsi in più loggie. Anche perché Montesarchio poi è confine tra Benevento e Caserta. Altra loggia, la Raffaele De Caro, grande erede del Palazzo Giustiniani. Chi era Raffaele De Caro? Perché dedicano a Raffaele De Caro questa loggia, i beneventani? I beneventani di città. Perché Raffaele De Caro è un padre costituente. Il Sanno ha avuto un massone padre costituente. E siccome De Gasperi, Togliatti sapevano che De Caro era massone, era un liberale ed era massone, che cosa gli affidarono? La presidenza delle commissioni dove si discuteva della libertà di associazione e delle società segrete. Pensate quanto erano bravi i nostri padri costituenti. Io mi emoziono quando dico questo, perché erano veramente delle persone straordinarie. Probabilmente la guerra, cioè non lo so che cosa provavano, ma loro avevano delle ideologie totalmente diverse, però si sedettero e fondarono l'Italia, fondarono la più bella costituzione del mondo. E la fondarono dando, voi immaginate, De Gasperi, cattolico rigidissimo, La Pira, cattolico rigidissimo, affidano a Raffaele De Caro, notorio massone, la commissione per la libertà di associazione e per le società segrete. Questa è la democrazia. Penso che questo sia forse uno degli esempi più belli che noi italiani possiamo dare al mondo. Loggia attuale, la Federico Torre, nata nel 2005, attualmente attiva, questo è il loro logo, che appartiene al GOI Palazzo Giustiniani. È attiva anche con, da un punto di vista sociale, cioè fanno anche delle buone attività sociali e anche delle discrete attività culturali. Probabilmente negli ultimi periodi si è un po' troppo politicizzato. Ultima delle logge in ordine di nascita è questa, che è il Libero Pensiero di Benevento, loggia principalmente di tipo speculativo, ma anche di tipo sussidiario, fanno molta beneficenza, ovviamente in modo massonico, cioè senza farlo sapere a nessuno. Questa è la famosa colonna intrecciata di Santa Sofia, che ha dato origine a tutta una serie di teorie simboliche che vi risparmio adesso. Ci sono state anche altre due logge sannite, la Tetrachtis dal 2012 al 2016 e la Filopoli dal 2015 al 2016, che appartenevano però ad obbedienze minori. Quelle che vi ho detto prima sono obbedienze tipicamente italiane, cioè si litigano tra di loro, allora si pigliano 200 persone e si vanno a fare la loro obbedienza. In questo caso queste due obbedienze sono anche numericamente consistenti, stiamo parlando di un migliaio di persone per obbedienza,
queste due logge che hanno agito sul terreno sannita hanno avuto però, come vedete, un loro periodo di vita. Una delle due si intitolava Filopoli, poi vedremo perché. Poi c'è questa cosa che ho scoperto, ancora oggi è molto, sono andato a parlare l'altra sera con l'assessore alla cultura del comune di Gioia Sannitica e mi ha chiesto di presentare, di fare anche lì una conferenza di questo tipo, conferenza è un termine eccessivo, chiedo scusa, insomma un incontro come questo, e mi ha detto, ah, sai, io poi sono stato a Grando dei Talezzi ad una manifestazione massonica, ho detto, cari, ho scritto un libro, ho fatto ricerca per 5 anni e questo è stato a Talezzi, io non lo sapevo, in realtà sono andato a controllare, e questo è quello che c'è anche sui giornali dell'epoca, cioè a Grando del ci fu un incontro aperto al pubblico, ecco perché poi c'erano andate anche le donne, insomma, tutti quanti, in cui parteciparono, poi mi hanno detto, più di 300 persone della Valle delle Sine, organizzata da una obbedienza decisamente minore, a cui poi diversi telesini hanno, ho saputo, sono stati iscritti per tanto tempo, e parlarono della massoneria del X secolo, insomma, fecero una specie di convegno. Questo Somi, che era questa obbedienza minore, oggi non c'è più. Allora, Sanniti Beneventani, massonici, massoni famosi, Sanniti Beneventani, eccetera, eccetera, come vedete Antonio Abete, che iniziò con una tipografia e poi è diventato uno dei più grandi industriali italiani, addirittura presidente di Confindustria, il figlio, Gianni Acampolo, Gaetano Alberti, l'abbiamo già citato, Leonardo Bianco, Raffaele del Basso De Caro, pare che sia quello. Raffaele De Caro del Basso. De Caro, sì. Solo De Caro. Solo De Caro. Alessandro Vessella. Alessandro Vessella è colui che ha inventato la banda. Cioè la banda, come la conosciamo adesso, fu inventata da questo signore, massone, tra l'altro del Telesino. Giovanni Pascale, il famoso Pascale che ha dato il nome a un covolo, no? Che ha dato il nome al Faicchiano, dico bene? Dottore. Giovanni Pascale pure fu uno che fu un personaggio molto importante nella massoneria italiana. Ovviamente il personaggio era di quel livello e automaticamente. Gioacchino Toma, uno dei più famosi pittori del realismo italiano, tra l'altro arrestato dai Borbone, insomma un personaggio molto 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 particolare che diede origine tra gli altri alla banda del Matese. E dicevo Vessella, che abbiamo detto, Antonio Cocchi, vabbè, l'abbiamo già detto, Beniamino Caso fu il deputato che contese al nostro beneamato Michele Ungaro per molti anni, ci furono delle contese che sabato prossimo il dottore Bove ci spiegherà, domenica prossima il dottore Bove ci spiegherà nel dettaglio. Stiamo per finire. Santi, Sanniti e Massoneria sono facilmente individuabili, San Giuseppe Moscati e Padre Pio. Chiaramente la Chiesa ce l'ha con la massoneria, perché la massoneria ha favorito l'Unità d'Italia. Loro avevano un intero Stato che si è ridotto a Città del Vaticano. C'è questo episodio tra Raffaele De Caro e Padre Pio, qua l'ho corretta. Allora, questo episodio fu raccontato da Padre Pio stesso. Raffaele si sentì veramente male, i medici di Benevento dissero che non c'era niente da fare e che quindi non si poteva fare niente. Lui e Padre Pio erano molto amici, amici di infanzia, avevano giocato insieme, cioè erano proprio amici di infanzia. Chiede al figlio adottivo Guido De Caro di recarsi a San Giovanni Rotondo, che non è come adesso, che c'è. Anche adesso è difficile arrivare a San Giovanni Rotondo da Benevento, però voglio dire, in quel periodo era veramente un grande viaggio. Questo ragazzo viaggia tutta la notte insieme ad un autista, arrivano da Padre Pio alle 4 di mattina. Padre Pio era già sveglio perché faceva le preghiere a quell'ora presto di mattina, li vede arrivare, li guarda e dice, che siete venuti a fare? E lui, Guido, cercava di spiegare che il padre adottivo stava morendo, che si sentiva male, disse, no, avete sbagliato proprio, torna a Benevento che tuo padre vedi che sta proprio bene. Lui torna a Benevento e il padre guarisce. È stato, tra l'altro, questo episodio è stato uno degli episodi poi messi nella canonizzazione di Padre Pio quando è diventato santo. L'altro invece è San Giuseppe Moscati. San Giuseppe Moscati è io credo che sia un santo più che della Chiesa, è un santo laico, perché è stato un medico, permettetemi di dirlo, visto che lo sono minimamente anch'io rispetto a lui, è stato un medico che ha vissuto per gli altri, ha fatto ciò che era giusto fare, quindi è veramente un santo, secondo me, più laico che cattolico. Lui che fa? Va a un congresso a Edimburgo, hai capito?
Vai a Edimburgo e viene ospitato dai massoni. Tra l'altro lui molto simpaticamente dice: guarda, non mi scrissi che una sera noi del congresso fummo ricevuti dalla massoneria. Lo lessi sull'invito che il ricevimento dell'Lord sarebbe avvenuto presso i Freemason e pensavo che fosse il nome della strada. Invece si ritrova nel Tempio Massonico di Edimburgo, che è il secondo tempio massonico più grande del Regno Unito, e lì scopre che i gesuiti, gli altri, cioè si incontrano lì, che si fitta questo tempio massonico, quindi tutta questa segretezza non c'era perché si potevano fare le feste, no? Usando Edimburgo di prendere in fitto le sale della massoneria per concerti, riunioni, eccetera. E anche i cattolici, scoprì, fittavano le loro sedi ai presbiteriani, quindi scopre un mondo che qui non c'era. E ne parla bene, questo, ho messo questo, ma lui poi altre volte loda i principi della massoneria. Quali sono questi principi della massoneria? E chiudiamo. Ritorniamo anche un attimo forse qui a fare un piccolo discorso sulla fine. La storia della massoneria è stata, come abbiamo visto, travagliata dall'interno e travagliata dall'esterno, perché tutto ciò che genera, come dire, sospetto, genera segretezza, desta curiosità. Però non è da dimenticare quello che vi ho detto finora, cioè la massoneria ha fatto anche del bene al nostro mondo, perché ha anticipato concetti nel periodo illuminista, quale la libertà, noi venivamo dall'Inquisizione, l'uguaglianza, la fraternità, la tolleranza religiosa, che credo sia forse adesso il motivo per il quale i massoni in questo secolo si adopereranno, dopo aversi si adoperato per l'unità d'Italia e per i diritti civili. Lo stesso Pannella era un massone. Massone iscritto in logge americane, e soprattutto la dignità individuale e il libero pensiero, che penso siano tanta roba, non poca. Non riduciamoci a questo, cioè che la scimmia che non legge ci giudichi. Togliamo questo elefante e guardiamo le cose per quelle che sono. Il vezzo di fare, come si chiama adesso, fake news, di crearsi questi complotti giudiaco, pluto-massonici, eccetera. Sono tutte queste cose che possono attrarre delle menti deboli, non devono attrarre le menti intelligenti. Le cose vanno votate per quelle che sono. Ho sentito dire l'altro giorno, io ho lottato, ho rischiato la vita, come tutti i medici, in questi 2 anni con il Covid, no? E mi sento dire che il Covid non c'è mai stato. Va bene, l'altro giorno ho sentito dire una cosa che ho dovuto far forza per non essere un killer, che le foto che ci vanno dette dall'Ucraina sono persone che stanno in fila alla posta, insomma, per dire. Non arriviamo a questo, però è questo probabilmente perché nell'evoluzione qualcuno è rimasto veramente molto indietro. Questo era il libro a cui vi facevo riferimento, che abbiamo pubblicato con Francesco Pace, ci ha onorato della sua postulazione il professore Di Modugno dell'Unisannio, uno dei più grossi storici della massoneria in Italia, oltre che persona di grandissima cultura e sensibilità. E io ho finito, grazie. Bravo. Allora, se sarai acqua brillerai, se sarai ciò che sarò, e se sarai tempo ti aspetterò per sempre. Se sarai luce scalderai, se sarai luna ti vedrò, e se sarai qui non lo saprò. Ma se sei tu lo sentirò. Ovunque sarai, ovunque sarò, in ogni gesto io ti cercherò. Se non ci sarai, io lo capirò, e nel silenzio io ti ascolterò.